Noi siamo tutte mamme qui presenti di bambini che l'anno prossimo entreranno in prima elementare. Cogliamo l'occasione, un appello vorremmo fare all'assessore di Giovan Giacomo nello specifico. Caro assessore, sono 3 anni che la palestra alla scuola primaria Serroni deve essere ultimata. Bastano 15.000 euro, per favore, ultimi i lavori di questa palestra affinché i nostri figli, come tutti i bambini del territorio teramano, possano svolgere attività di educazione fisica, materia didattica. Assessore, innanzitutto le chiediamo, ha visto il servizio? Assolutamente sì, alcune mamme sicuramente hanno ragione per quanto riguarda il discorso della palestrina, purtroppo lì mancano circa 20.000 euro. Purtroppo anche questo è il problema, non abbiamo 20.000 euro per il momento, però abbiamo fatto col finanziamento che abbiamo preso dall'antincendio della Giovanni XXIII, dove avevamo impegnato delle somme comunali, adesso possiamo un attimino splittare quei soldi e metterli a disposizione della scuola della zona PEP. Dunque nei prossimi giorni, nei prossimi mesi completeremo anche quell'intervento, che è un intervento tampone, perché lì era una struttura non adibita a palestra, che quando ampliamo la scuola facemmo delle modifiche affinché quella potesse avere almeno i crismi di una palestra e della messa a norma anche per le uscite di sicurezza. Dunque è giusto che i ragazzi possano fare attività anche in un luogo adibito a tale attività. Quindi la speranza è per il prossimo anno? Vediamo se ce la faccio prima della fine a scuola, perché i lavori sono proprio minimali, è solo una questione di impegno di spesa, perché i lavori in parte sono fatti, anzi l'impresa, una parte di quei 20.000 euro sono già stati spesi, dunque la parte che rimane per renderla agibile all'attività diciamo di ludica sono poche cose. Dunque se riesco a trovare la somma, se riesco a fare questa manovra con una delibera di giunta, riusciamo in poco tempo a completare e renderla agibile, altrimenti sarà sicuramente il prossimo anno. Non venga sempre come al solito dimenticata, ogni qualvolta c'è un problema. Io che non sono di Teramo e vivo qua da pochissimi anni, ho notato che a Teramo città è stato rifatto il parco giochi, tutto quello che riguarda la città. Questo quartiere, che è un quartiere, da quello che vedo io, spesso dimenticato da tutti, e considerando che ci sono moltissimi abitanti, che qua siamo tantissimi, c'è questa zona, c'è la zona centrale di San Nicolò, il parco giochi è in una situazione di degrado assoluto, non ci sono dei giochi, non c'è una recinzione, ci sono spesso siringhe e cacche di cani. Io credo che questa cosa è invivibile, perché noi non possiamo, vivendo qui, pensare che questo sia un quartiere dormitorio e dover portare i nostri figli da qui a Teramo per andare a giocare nei parco giochi, perché qui non c'è un'area adibita a loro, non abbiamo nulla, abbiamo solo le nostre case per farli giocare, quindi credo che sia una cosa assolutamente da risolvere. Questione parco. Allora, per quanto riguarda il parco, doveva riconsegnare il 12 un progetto che riguarda la Carlo Febbo e tutta l'area attorno alla scuola, la vecchia scuola Carlo Febbo, dove ci sono 550.000 euro di fondi regionali che erano stati persi. Siamo riusciti a recuperarli, dunque nei prossimi almeno in settimana dovrebbe riconsegnare la ditta, perché gli abbiamo dato qualche giorno in più ai tecnici per poter presentare il progetto, e verrà fatto un parco giochi molto grande su tutta l'area della zona PEP, dove c'è il campetto e il parcheggio, e verrà ristrutturata la scuola da Carlo Febbo per adibirla a attività che vogliamo fare nella zona dove abito anch'io, a San Nicolò. Che cosa può promettere l'assessore a queste mamme? No, le mamme prometto che gli interventi su San Nicolò, ci sono diversi interventi, ci sono anche 2 interventi importanti che riguardano la viabilità nella zona industriale, dunque l'area verde è una necessità per San Nicolò, perché quello che hanno detto le mamme è giusto, ci sono delle piccole aree verdi attrezzate, ma non sono consone a quello che è, diciamo, gli abitanti, la portata degli abitanti, il numero degli abitanti che sono a San Nicolò. Quel parco giochi che faremo al centro di San Nicolò è un parco giochi importante, che sicuramente risolverà una parte dei problemi, soprattutto i ragazzi che vogliono giocare degli spazi adeguati e in sicurezza. Quindi la zona di San Nicolò comunque non viene messa da parte? Assolutamente, assolutamente no, le problematiche a San Nicolò ci sono, ma negli anni le abbiamo anche affrontate, purtroppo in questo momento di congiuntura diverse risorse non ci sono, non possiamo dare tutte quelle risposte che vorremmo dare a una frazione importante come quella di San Nicolò.